Dal prossimo lunedì 11 marzo inizia la raccolta porta a porta per le attività commerciali. Proprio questa mattina sono iniziate le consegne dei contenitori da parte di Amium Puglia. Sono circa 10.000 contenitori che l'Amium ha distribuito alle attività commerciali della città di Foggia per la raccolta differenziata porta a porta dedicata appunto alle attività commerciali. Si tratta di un dato presuntivo che dovrà essere poi verificato man mano che l'attività di porta a porta si svolge nelle aree della città. E ritengo un momento storico importante per Foggia, perché l'avvio del servizio di raccolta porta a porta. Le utenze non domestiche rappresentano sul piano del quantitativo di rifiuti conferiti una massa critica importante, e confidiamo soprattutto nel fatto che le utenze non domestiche, i commercianti, gli artigiani possano darci una mano in questa fase di modifica, di cambiamento importantissimo per Foggia. Un passo in avanti importante, dunque, quello messo da Amium Foggia. Nel frattempo si guarda già ai prossimi progetti e alle prossime zone che saranno interessate appunto alle attività di raccolta porta a porta. Nel frattempo c'è grande soddisfazione da parte anche dell'amministrazione comunale, nello specifico dell'assessore al ramo Lucia Aprile. In realtà abbiamo riscontrato tanto entusiasmo per l'avvio di questo servizio. Evidentemente i cittadini erano consapevoli della necessità di questo cambiamento e molti commercianti hanno appunto dimostrato entusiasmo, quindi credo si parta col piede giusto. Ora sarà compito dell'azienda e del comune fare la dovuta informazione e i dovuti controlli, ma sono certa che questo servizio apporterà delle migliorie anche in termini di decoro urbano, oltre che di sostenibilità. Saranno poi circa 2.000 le utenze servite, 1.200 quelle della ristorazione e 800 saranno le utenze di grandi produttori di cartoni. Alla vigilia dunque dell'inizio della distribuzione dei contenitori carrellati e delle attrezzature, tutti gli operatori coinvolti nel nuovo servizio hanno anche partecipato ad un'attività di formazione ed hanno preparato i kit che sono presenti all'interno dell'ente Fiera di Foggia. Siamo molto felici di questa iniziativa. Già avevamo visto da un paio di mesi che la pulizia nel rione era più scrupolosa, una pulizia capillare meticolosa. Siamo felicissimi, non vogliamo più essere all'ultimo posto della classifica generale nazionale proprio per la sporcizia, quindi siamo felicissimi e orgogliosi di iniziare con questa raccolta differenziata e spero che tutti i miei colleghi aderiscano a questa splendida manifestazione. Si inizia dunque lunedì 11 marzo con il primo step, che riguarda 684 utenze non domestiche. Le zone interessate sono Villaggio Artigiani, dove questa mattina hanno preso il via appunto le consegne dei contenitori, e poi Rione Martucci, Rione Diaz, San Pio X, Macchia Gialla, San Lorenzo, c'è Pordona Sud, la Città del Cinema, la zona di San Ciro, Rione Biccari, Policlinico Riuniti e Rione Candelaro.